Salve a tutti ragazzi, sono Arcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Dunque, oggi andiamo ad analizzare questo pack di mani, 23.000 mani, mandatemi dal nostro Walter84, giocate su On Game. Six Max ora si è trasferito dalle parti di People, se vedremo un po' come procederà la carriera di questo giocatore con molto potenziale. Una read leggermente in ritardo, in realtà è da prima di Natale, che me la guardo, la rivedo, la controllo, ma c'è poco da fare, non riesco a trovare mani da segnare per l'analisi, sono tutte giocate abbastanza bene, è un buon segno? Sì e no, più no che sì in realtà. Infatti il vero problema che può avere il nostro Walter, a parte forse cose che non so in real life ovviamente, è che nel poker fa un po' il minimo sindacale. Infatti è difficile poter dire no, hai sbagliato questo, hai sbagliato quello, ci sono errori generali, errori specifici, perché quando blocchiamo abbiamo tipo sempre top range, overpair, scale, doppie coppie, top pair, o l'improflop, top pair, overpair, set, scale, tutto quanto, siamo sempre lì praticamente, sia quando vinciamo che quando perdiamo. Eccole qua, doppia coppia, un improflop, il 70%, un overpair, un set, un overpair, top pair, top kicker, sempre queste mani. È una cosa che capita a chi gioca solo queste mani effettivamente. E infatti, se andiamo a vedere il nostro cash game results, cash results graph, la nostra linea rossa è abbastanza sotto un treno, infatti perdiamo 250 euro circa di linea rossa e vinciamo 300 di linea blu. In sostanza quei 50 euro di profit che facciamo è perché ogni tanto qualche mano regge. In sostanza non è che sia necessariamente un disastro questa cosa, solo che dovremmo lavorare su quello che non stiamo facendo più che su quello che stiamo facendo. Comunque, questa breve introduzione che ci voleva, perché è una read in cui sono un po' in ritardo, perché rivedo le mani, perché vorrei trovare spunti sempre più interessanti di argomentazione, ma è difficile trovarlo. Aspettate che ho aperto una mano da 3-way, ci serve una qualsiasi mano in 6-way, eccola qua, per avere delle stats attendibili sulla linea di gioco del nostro hero. Appena compariranno, forza del manager, bang, eccole qua, 20.000 mani, profilo di giocatore ABC, 21 di VPP, 15 di preflop raise, con una linea abbastanza posizionale, 12 under the gun, 13, 20, 47, un ampio gap tra cutoff e bottone. Da cutoff possiamo voler aprire un po' di più, da bottone può andare bene, 47, ma in realtà dobbiamo sempre relazionarci al nostro avversario. Un giocatore come Alpha 3bet 33, strano nick, che ci folda il 92% dei bui grandi, chiaramente andrà aggredito con un range molto diverso. Un giocatore come Mikko, che è short, che non folda mai, flop, che betta sempre verso Smister, sempre il river bet che trasforma in tanto bluff, dovremo cambiare il nostro range di apertura. Quindi non giochiamo tabelle precostruite, linee di gioco super standard, perché di standard qui onestamente, anche se guardiamo questa tavola, non vedo assolutamente nulla. Insomma, tutti i giocatori piuttosto randomici, 60-20, 30-15, 70-0, 110, 15-19, simile un po' alle nostre linee di gioco, con linee simili anche in overfolding. Non esageriamo, non così terribili, anzi, non che le nostre siano terribili, le sue sono più terribili delle nostre, va bene. Comunque dovremmo sistemare un po' la nostra costruzione di range, ma in situazione specifica, non in situazione generale, perché andando ad analizzare il range del nostro Year of the Day, in realtà può andare, nel senso che posizionale abbastanza è ok, ecco, però non usciamo dal minimo che potremmo fare. Manchiamo sicuramente un 3-bet, tribettiamo il 4 vuol dire sostanzialmente solo value. Proviamo a vedere un attimo a quante mani corrisponde un range del 3-bet del 4, andiamo a metterlo qua, bonk, 4, sono 56 combo. Chiaramente 50 combo è solo value, cioè ci può essere del bluff in questo range, non ne vedo, insomma, in sostanza, e questo è un range medio. Questi range medi andrebbero sempre riadattati alla situazione che stiamo affrontando. È chiaro che se stiamo rilanciando un giocatore, che ne so, come 54 Mikko, che su 40 mani non ha mai rilanciato, ed è pure short, il nostro range sarà solo e unicamente value. Se stiamo tribettando un giocatore come Alpha 3-bet, che è un giocatore che apre un 36 da bottone e folda 95, è chiaro che il nostro range di 3-bet sarà estremamente sbilanciato in bluff, con anche due parti di bluff e una parte sola di valore. Pecchiamo quindi in costruzione di range, diciamo, esploitativi, situazionali, specifici sulla situazione che stiamo affrontando. Dovremo ridurre il gap di VPP per flop raise, rilanciare più parte del nostro range. La linea di floating non è negativa, sono andato a filtrare questi stats, ha una rossa ancora più spalmata verso il basso, una blu che si se la cava, perché in sostanza Hero tende ad andare per ittare o foldare, lo vediamo anche qua, linea di folder flop, 67 flop, 25 turn. In sostanza o foldiamo flop o non foldiamo quasi mai turn. Poniamo caso di avere un 4 quinti di colore, chiamiamo sia flop che turn, e magari foldiamo turn quando abbiamo chiamato quella top pair su cui ci sentivamo
un po' in dubbio. Ok, le linee di Cibet in generale, sicuramente, anche se TAN ribarelliamo sempre. Flop è chiaro che puntiamo molto, ma perché abbiamo un range molto chiuso e TAN stiamo sostanzialmente vascando value, top pair, over pair, mani forti, diciamo, di questo tipo. Però è un'impostazione stilistica estremamente sbilanciata che può andare bene contro Fish. Infatti, in questo stake Hero sta vincendo qualcosa, ma tende a soffrire tantissimo la varianza ed è una cosa che dobbiamo cercare di toglierci, migliorando gli spot di linea rossa. Su questo, da questo punto di vista, vediamo anche che lo squeeze 3.9 è ancora più piccolo di quanto siano se range di 3-bet, e questa invece è una cosa da tenere in forte considerazione. Poniamo caso, guardando questo tavolo, che Alpha 3-bet rilancia un 36% da bottone, chiama un giocatore che ne so chi può chiamare di questo tavolo, nessuno in particolare, prendiamo Ispanico, che ha un 60-20 su 20 mani, e siamo noi a dover decidere che range andare a squeezare in questo caso. Concettualmente, se il nostro range di 3-bet è in questo caso, diciamo, 4, quindi un range veramente piccolo, diciamo, cos'hanno, 56 combo, vado a memoria, è una memoria di breve periodo che già non ho più ovviamente, se questo era il nostro range prima, normalmente se questa è la partenza del nostro range, dobbiamo andare a mettere una parte di bluff. La nostra parte di bluff da cosa viene influenzata? Principalmente dalle tendenze di Alpha, che è un giocatore che overfolda 95, per cui se normalmente questo è il nostro value e sono 56 combo, diciamo che andiamo a metterne 24 in bluff, poniamo solo queste a caso, queste due combo qua, questo sarebbe un normale piccolissimo range con una parte di value e mezza parte di bluff. Essendo poi questo il nostro villain un giocatore che overfolda 95, il nostro range di bluff dovrebbe decisamente aumentare, ma dov'è finita? Eccolo qua. E quindi se abbiamo 24 combo, andiamo a metterne almeno una cosa del genere, almeno altre 24, così da creare un range che ha metà value e metà bluff. In una situazione come questa, cioè contro Alpha 3-bet, dovremmo aumentare il bluff fino a sbilanciarlo. Potremmo anche voler andare a 3-bettare 12-24, per esempio qualche combo di questo tipo, e già così abbiamo un range che ha due parti di bluff e una parte di valore. Ritornando alla situazione di squeeze, dicevamo, avevamo il nostro range d'apertura, quindi partiamo da un range piccolo, 4%, la nostra linea di bluff standard, per cui diciamo questa, piccola parte di bluff, poi andiamo ad analizzare, aumentiamo il bluff contro il giocatore di Alpha e aumentiamo il value contro il call di Espanico, che è un giocatore middle stack che gioca a 60-20. Quindi aumentando il value potremmo andare a tribettare anche mani di questo tipo, aumentando il bluff qualche mano di questo tipo, situazioni di questo tipo, potrebbe arrivare a un range di questo tipo. Partivamo dal 5, potremmo aumentare Kjack 8-8 value perché c'è un mid stack, queste mani giocano bene chiamando, volevo arrivare a un range che fosse circa il quadruplo e da 50 siamo passati a 200, aumentando la parte di bluff contro il giocatore che overfolda di questo tipo e la parte di value contro un giocatore che apre il 20% middle stack, che probabilmente avrebbe rilanciato le mani che adesso sta andando a segnare tutto in giallo, questa parte qua, per cui normalmente non siamo quasi mai dominati. È chiaro che in questo spot partivamo da un range del 5 e siamo arrivati a un range del 15, ma uscendo dal nostro range ed entrando nel range dei nostri avversari, che è una cosa che Hero sostanzialmente non fa. Lo vediamo anche come tendenza generale, infatti foldiamo 61 alla 3 bet di media, che può andare, ma foldiamo 70 al restill, lo andremo poi a vedere nelle statistiche posizionali, cioè apriamo un po' di più ma foldiamo più parte del nostro range, una parte maggiore. Lo vediamo anche nel blind versus blind, dove foldiamo 3 volte su 4, 76 69, per cui se di base dovremmo difendere almeno un terzo delle mani contro un normale rilancio, chiaramente contro un rilancio per 2 difenderemo un po' di più, contro un rilancio all'indiretto probabilmente folderemo qualcosa in più, ma sono tutte cose che vanno a colpire la nostra linea rossa, cioè una 4-bet non esploitativa, la mancanza di squeeze, una 3-bet che semplicemente tribetta delle mani a prescindere dai range dei nostri avversari, una linea che sì di base apre di più ma poi quando siamo tribettati foldiamo di più, una difesa dei bui troppo piccola, dobbiamo decisamente in linea di GTO difendere di più. Se noi qua foldiamo il 76, possiamo andare a vedere circa quante mani corrispondono, vuol dire che grosso modo, immagino difendiamo un 24, grosso modo, andiamo a vedere 24, bong, eccole qua, semplicemente alcune mani, che ne so, per prenderne qualcuna, 9-8, 8-7, 6-6, 5-5, qualche combo di suited, qualche asso X, qualche combo di questo tipo, fanno semplicemente più soldi chiamate o rilanciate, insomma, giocate che foldate. Se noi foldiamo facciamo meno 100 BB 100 con queste mani, in realtà, dato che abbiamo messo un BB e su 100 volte che ci rilanciano un bui, 100 volte foldiamo meno 100 BB 100, difese queste mani faremo meglio di meno 100 BB 100, che è quello che vogliamo fare visto che abbiamo già investito dei soldi. Proprio in linea di GTO questa situazione sarebbe da evitare. Poi è chiaro che magari se stiamo affrontando il rilancio di un giocatore come Mico che non apre mai ed è short, e allora abbiamo motivo per ridurre il nostro range, andrà bene difendere poche mani, ma se stiamo affrontando il rilancio di Alpha che apre 36, folda 95, overfolda post flop, eccetera eccetera, dovremo sicuramente aumentare di molto i nostri range.
range. Sto insistendo su queste cose proprio perché è una cosa che a mio avviso in questo momento manca al nostro Hero. La civetta è ok, 55-52-45 può andare bene, infatti sono le cose che non fa il problema, non quelle che fa. Il fold è sbilanciato, overfoldiamo flop di nuovo, il nostro avversario punta, non so, mezzo piatto, andiamo a vedere come idea cosa significa. Abbiamo creato un pot, diciamo che abbiamo aperto a 15, diciamo che il pot è 0.3 e il nostro avversario investe 15 cent perché ci punta in faccia 15 cent per vincere un pot di 30 cent, ci dà un valore di 0.5 fratto 1.5, ci dà un valore di 0.33 su una puntata di mezzo piatto. Dovremmo difendere almeno il 66% del nostro range, non foldare il 66% del nostro range. Chiaro è che se cambiano le size cambia la difesa, ma chiaramente cambierà anche la lettura legata al range dell'oppo su quel board e con le sue frequenze di aggressività. Chiaro che se abbiamo nota che Oppo mini betta per foldare e betta alpha per chiamare, perché magari lo fa con un altro tipo di range, le nostre frequenze andranno a riadattarsi sulla selettura che abbiamo. Non possiamo foldare 70, non possiamo foldare 75, anche il check fold non è terribile, check foldiamo 62, ci bettiamo 52, non è terribile. Nei tribettati le frequenze sono alte solo perché abbiamo troppo value, veramente poi dobbiamo broccare ogni volta dal punto di vista di Hero, ogni volta che hitiamo qualcosa abbiamo un punto forte, abbiamo KQ, itiamo il K, abbiamo ASOQ, itiamo la donna, abbiamo non so 9-9, esce un board 7 alta e in realtà nella nostra percezione noi abbiamo sempre una mano forte e probabilmente se vediamo scoppiate è pure colpa del nostro avversario, cheat. Ecco, però dobbiamo uscire da questa meccanica, abbiamo linee troppo passive, solo value, la donk può andare 5 bassa, ma dobbiamo saperla anche riarrangiare contro certi giocatori. Un giocatore che overfolda, che donk a 0, sarebbe un buon giocatore da diciamo exploitare con una linea un po' più aggressiva in questi spot. Questo come linea generale è più o meno tutto, mi raccomando, il gap, il basso 3 bet, la bassa 4 bet, non abbiamo squeeze, l'overfolding ai restill, una linea di difesa dei bui da riadattare, una linea di 3 bet che può andare ma con un range più aperto così che ci permetta di giocare meglio il nostro intero range e non bloccare ogni volta che hitiamo qualcosa, una linea di 3 bet che non dovrebbe essere solo hit or fold ma anche basarsi sulla read dei nostri avversari. Se noi foldiamo 2 volte su 3 è perché una volta su 3 miglioriamo e allora giochiamo. Questa tecnica, questa cosa ha un lontano senso in certi aspetti, in certi spot sicuramente, ma averla come linea di default ci rende di facile lettura e possiamo essere exploitati allegramente da chiunque ne abbia la voglia abbia la voglia di farlo. La linea che vedrete di cibet, soprattutto su questa linea di torfold, la linea post flop che tende ad avere principalmente value, sostanzialmente sono tutti aspetti che vanno a inficiare sulla nostra linea rossa. Andiamo a vedere, abbiamo detto sul grafico perché abbiamo una rossa così negativa e una blu che dipende abbastanza dalla run, ma in questo momento su queste 25.000 mani quante sono, il rosso semplicemente non ha preso periodi di run veramente pessima. Vedete come nella parte finale abbiamo runato un po' meglio e la nostra rossa è rimasta costante, nella parte intermedia invece semplicemente vincevamo quello che perdavamo o perdavamo quello che vincevamo di linea rossa, l'importante è capirci. Sul nostro tab position andiamo a vedere qualche stazza anche da qua, i nostri range hanno open e possono andare, vogliamo rivedere un po' il nostro cutoff e bottone, facciamo troppi soldi per aprire così poco, può andare 46 ma sempre da ridattare. La 3 bet tende ad avere lo stesso valore da tutte le posizioni in sostanza, il nostro call può andare ma post flop giochiamo in hitter fold. La nostra 4 bet è più alta delle prime, più bassa in posizione e dobbiamo cercare di avere un 4 bet range che si modelli sul nostro oppo. Il fold è alto, vediamo che foldiamo il 47 under the gun e il 70 da bottone, questa è una cosa da tenere in considerazione, overfoldiamo da qua. Lo squeeze è inesistente, abbiamo uno squeeze più basso della nostra 3 bet, invece concettualmente il nostro range di squeeze normalmente è più alto della nostra linea di 3 bet perché ha maggiori informazioni, segue una giocata più precisa sui nostri oppi. Went to showdown molto basso, 25.9 vuol dire che andiamo al showdown una volta su 3 e anche qui perdiamo linea rossa, bluffiamo poco, bluff cacciamo i minimi, abbiamo un punto che va in value e poi ci troviamo sempre a essere o scoppiati o a vincere piatti neanche così grandi. Questa è una cosa che capita molto spesso a queste linee di gioco. La linea di aggressor piuttosto bassa fuori posizione, ma non è la fine del mondo, però comunque spostata verso una passività abbastanza rilevante, buona comunque la river call efficiency come linea generale. Andando a vedere qualche mano, ho visto qualche mano di heads up, molto poche, può starci. Ricordiamoci che partire da tavoli vuoti tende a creare tavoli migliori, tende a creare tavoli più fisciosi, i reg tenderanno ad evitarci, spero, perché se il reg ci viene a settare un'idea dovremmo avercela del perché. Comunque troveremo tavoli generalmente migliori con un field generalmente migliore, però la linea di zap espressa da Hero è molto nitti, addirittura un 20-15 da BB su poche mani, quindi foldiamo 4 mani su 5. Ecco, a mio avviso dovremmo rivedere un po' gli spot di lettura situazionale di gioco
gioco esploitativo. Da questo punto di vista, infatti, consiglierei a Hiro, se avrà voglia ovviamente, di fare una prima sessione di studio sui leak dei nostri avversari, sui profili dei nostri villain, di capire dove, come e perché perdono, così da poter avere delle linee più precise contro di loro, più efficaci, che ci creino maggior profit e ci migliorino la nostra linea rossa, che comunque è una cosa da tenere decisamente in considerazione. Questo detto, non voglio dire che il nostro Walter abbia giocato male, ha tirato fuori un sessantello, che quindi insomma in 23.000 mani, tiriamo fuori 129 di rake. Adesso non so che back avesse su un game, non ne ho la più pallida idea, comunque su people avrebbe un 65, non so contare, 65 di back grosso modo, più un 75 di win, sono comunque 150 euro di profit in 23.000 mani, non è male. Prendo le M5, ma noi possiamo fare sicuramente molto molto meglio, capendo quali sono le debolezze del nostro stile, quali sono le nostre debolezze, e sapendole identificare nei nostri avversari per creare delle linee sempre più precise. Cioè, non lavoriamo solo sulle nostre, non è che giochiamo in un certo modo per avere certe statistiche, ma giochiamo su quelle dei nostri avversari, e le nostre stats di conseguenza andranno a ribilanciare sulle statistiche dei nostri oppi, creando delle linee sempre più precise, sempre più attendibili e sempre più incisive, per fare sempre maggior profit e per subire meno i colpi della varianza. Non andremo a vedere mani specifiche, non c'è molto da dire. Hiro grosso modo ha sempre una buona mano, broca con la sua overpair, con il suo set, con la sua top pair, con le sue doppie, con i suoi draw, con le sue overpair, tutte mani abbastanza standard fra virgolette. Infatti non è che Hiro abbia giocato male, mi raccomando, non è che ce l'ho col nostro Walter, poveretto, ci mancherebbe, però mi dispiace quando vedo poche cose da dire, perché sono cose che non abbiamo fatto ed è lì che possiamo andare a tirar fuori ancora maggior profit. Una linea di questo tipo sicuramente batterebbe tranquillamente i tavoli di People's Poker, che sono particolarmente fisciosi, non ho dubbio alcuno, ma il nostro obiettivo non è solo fare soldi, anzi è migliorarci sempre di più, metterci in discussione, migliorare sempre di più ogni aspetto del nostro gioco in relazione ai nostri avversari, per avere sempre una linea più matura, più precisa, che sia meno in difficoltà nel level up e che possa sempre trarre il meglio da ogni singola situazione. Quindi comunque con Hiro, se avrà voglia, analizzeremo i profili dei giocatori, cercheremo di ragionare sui range dei nostri avversari, sulle texture, quanto, come colpiscono questi range, qual è la linea di gioco dei nostri oppi, dove trarre profitto, come ricreare dei range situazionali precisi e specifici, come riadattare una parte di value, una parte di bluff, come avere una linea anche di GTO sulla difesa dei bui e sulla difesa contro 3-bet, ma poi sempre più spostandosi verso una linea esploitativa, che è quello che fa la grande differenza quando andiamo a giocare a poker. Non è che noi vinciamo perché le mani ci reggono o perdiamo perché le mani ci vengono scoppiate, che è un po' quello che è accaduto al nostro Hiro. Comunque, questo detto, credo che questa lettura si concluderà qui. Per il video di oggi è tutto, un saluto e alla prossima da Lord Kane. Bye bye.